Le nuove regole europee sui non performing loans, i crediti deteriorati in pancia alle banche, arrivano con l'addendum della vigilanza della Banca Centrale Europea, una stretta, meno stretta del previsto, insomma regole più flessibili. Il commento anche del Presidente dell'Europarlamento Tajani. Incidono sui bilanci delle banche, ma anche sulla crescita economica, perché pesano negativamente sulla possibilità di erogare crediti a imprese e famiglie. Sono le sofferenze creditizie, i cosiddetti non performing loans, finiti nel mirino della BCE, che chiede nuove e più stringenti regole per pulire i conti delle banche. Parliamo di quei crediti la cui riscossione è incerta e che zavorrano numerosi istituti europei. Un fardello che lentamente diminuisce, soprattutto in Italia, che detiene la quota più ingente dei prestiti inesigibili, dove si è registrato il calo maggiore. Oggi gli NPL sono il 12% del totale dei crediti, mentre nel 2016 rappresentavano il 16%. Siamo lontani dalla media europea, che è al 4% dei crediti totali. Inoltre, nel nostro paese, il 51% di questi prestiti hanno immobili come garanzia. Ed esistono soluzioni finanziarie specifiche per le banche. Le banche hanno dei grossi vantaggi perché poi sostanzialmente le perdite non passano in conto economico ma vanno in stato patrimoniale e poi vengono anche, diciamo così, spalmate su 5 anni. E se la BCE attraverso l'addendum chiede la copertura totale dei crediti non garantiti entro 2 anni e di quelli garantiti in 7 anni, l'Unione Europea propone una linea più morbida per alleggerire i bilanci delle banche e consentire loro di prestare più facilmente denaro all'economia reale. Intanto arriva una nuova stima sul debito pubblico italiano, che aumenta di 23,8 miliardi di euro, raggiungendo la quota stratosferica di 2.279 miliardi e 9. E certamente da una prima lettura dell'addendum presentato dalla vigilanza della Banca Centrale Europea emerge il recepimento delle posizioni del Parlamento europeo, cioè i controlli saranno fatti caso per caso, quindi non ci sarà una regola generale. Emerge anche chiaramente una posizione che noi intendiamo difendere, quella della centralità del legislatore. Tocca a noi scrivere le regole e mi auguro che questa posizione venga tenuta in conto nei prossimi mesi da parte della vigilanza della Banca Centrale Europea. Un fallimento annunciato.